Ragazzi, siccome mi fa troppo strano il fatto che ci sia la SPAR in Sudafrica, ho pensato di andare dentro, è lì dietro di me, e vedere cosa vendono nei supermercati di Cape Town. Io fino adesso sono sempre andato da Woolworths, che è un po' una specie di Whole Foods, un po' più economico. Vende delle cose abbastanza pettinate, che costano piuttosto poco, perché sono presentate bene, sono cose organiche, tutte made in Sudafrica. Però insomma è il supermercato, tra virgolette, ricco. La SPAR mi sembra, sicuramente non è quello dove va a prendere la roba magari la gente del posto, inteso come non occidentali, però mi sembra un gradino sotto, più comune. Quindi andiamo dentro e vediamo cosa. Voglio vedere se vendono prodotti italiani, più che altro. C'è anche il parcheggiatore. Appena entri c'è tipo il reparto gastronomia, però fai da te. E mi sa che non è tanto igienica sta cosa, più che altro, cioè, ti becchi la tosse di chiunque. Come del resto in tutti i buffet, e questa cosa me l'ha detta Salvatore Aranzulla. Qui vendono la carne e qui c'è tutto l'occorrente per fare le grigliate. Ci sono le piadine, ostriche affumicate. Costano poco più di un euro e mi sembra che facciano abbastanza schifo. Non ho presente quali sono i prezzi precisi della roba in Italia, però qua mi sembra tutto abbastanza normale. Cioè, costa come da noi, più o meno, forse un pochino di meno. Quanto sono trash queste bottiglie? Stavo dicendo, non vendono niente di italiano e poi mi sono imbattuto nel latte della Parmalat. No, vabbè, la limonata Arizona. Questa non l'ho trovata neanche in America. Anche questa, guardate che bello. Peccato che è in lattina. Se fosse stato in bottiglia mi sa che l'avrei comprata. Dato che sono tipo 4 litri e di certo non me la bevo tutta adesso. Comunque i succhi e tutta questa roba qua da bere costano di più allo SPAR che da Woolworths. Squash. Squish. Oddio, che cos'è sto squish? Schifo. Cioè, boh, magari è buono, però un bottiglione con scritto Craft Ginger Beer con su un gatto, non so perché, con dentro ste palle di pelo che galleggiano. Beef pastrami. Ma dove? Finalmente ho trovato qualcosa di strano. Impala patè, zebra patè, patè di ostrica, patè di coccodrillo, wild beast patè, springbok, kudu. Mi sa che 10 euro ce li spendo, così porto a casa qualcosa di stupido da mangiare e facciamo un bel video assaggi con la roba comprata in Sudafrica. Ne prendo 3, sono 10 euro, sì. Patè di coccodrillo, patè di impala e patè di zebra. Patè di zebra con rosmarino e vino. Patè di impala con spring onion e garlic, quindi cipolline, cipollotto e aglio. E patè di coccodrillo con parsley, che non mi ricordo cos'è. Scrivetemelo qua tra i commenti. Fortunatamente ho trovato qualcosa di strano, sennò in questo supermercato non c'era niente. Era più interessante il koal di col fiorito. Prendo anche il patè di ostrich, che in realtà non è ostrica ma è struzzo. E mi sa che quello di zebra lo farò assaggiare agli altri, ma io non lo provo perché c'è dentro il vino. Cioè, ho controllato, contiene proprio vino. Bello, dai, alla fine ho trovato qualcosa da filmare. Comunque, ho preso il 4 patè e ho speso, secondo Hype, perché l'applicazione della carta, quella che vi lascio sempre qua sotto in descrizione, ti dice quanto hai speso, già convertito in euro, così ti fai un'idea, 12,66 euro. Che non è tantissimo se consideri che comunque sono robe stranissime, che magari, che ne so, alla fiera dell'artigianato o all'Expo vai a pagare un botto di soldi. Quindi sono contento perché anche da sto viaggio posso portare a casa un po' di cose stupide da assaggiare. E i video assaggi sono quelli più divertenti, anche se a dir la verità c'ho ancora la carne di renna da provare e forse qualcos'altro che ho preso in America. Comunque, ragazzi, io vi saluto. Adesso, boh, magari vado a cercare un posto dove mangiare e può essere che ci scappa un altro video. Dietro di me, anche se non si vedrà mai, c'è la Table Mountain che si sta, tra virgolette, apparecchiando, dicono così, quando ci sono le nuvole che passano sopra. E rosico un sacco perché neanche oggi sono riuscito ad andare su alla cable car e mi sa che vado domani. La cosa bella sarebbe stata andare su mentre ci sono, proprio perché ci sono le nuvole che passano attraverso dove arrivi con la funicolare, e quindi praticamente se vai solo al momento giusto ti ritrovi ricoperto dalle nubi, che deve essere bellissimo. Il problema è che succede soltanto di sera, e quindi io domani sera sono già in aereo, non posso farlo,
pensavo di andare domani mattina, svegliandomi molto presto, fare una capatina su prima che cominci a schiattare di caldo e poi magari fare un giro, perché ho visto che nella zona di Woodstock, se non sbaglio, c'è un posto molto particolare per mangiare, dove ci sono un sacco di... che sembra un po' la zona dello street food, quella di Copenaghen. Comunque, vi saluto, vi auguro buona serata, ci vediamo come sempre.